Parliamo di una terra nella quale se qualcuno, anche in buona fede, fa qualcosa che non è nell'ordine di ciò che va fatto, ne deve pagare le conseguenze. E quindi si è subito intervenuto, bene ha fatto la direzione dell'ASLA di intervenire, mi pare si sia già spiegato tutto quello che succedeva, e ripeto, anch'io mi sono sentito di dire basta, non si deve fare, chi ha sbagliato, se si conferma che ha sbagliato, ne risponda con le conseguenze poi, come dire, dovute a quel caso. Ecco, adesso anche qui non andrei a criminalizzare nessuno, però ripeto, noi, siccome le vaccinazioni vanno fatte una categoria di persone ben definita, in Emilia-Romagna si deve fare quella categoria di persone e questo è il messaggio che abbiamo dato. Domani un incontro con Boccia e gli altri presidenti di regione alle 10:30. Questo rischio che si vada in zona rossa perché i numeri non sono quelli dell'Emilia-Romagna, anche di altre regioni, rientrano al di sotto di quel limite che sono i 250. Guardi, quel limite non l'ha chiesto nessuna regione e se volete la mia impressione, quel limite non entrerà tra quelli che dovranno essere, come dire, utilizzati per decidere qual è la colorazione o lo scostamento di zona. Credo invece che si lavorerà per capire quali possono essere misure ulteriormente, come dire, gestibili a livello nazionale. Noi siamo una regione che ha parecchi contagi. Come altre regioni, come avete visto, in 5 siamo diventati arancioni, altre erano appena lì sotto, e quindi, come dire, bisogna stare molto attenti. L'appello che faccio ai cittadini è che non solo non è finito, c'è ancora tanto da fare, ma vedete che in Europa la terza ondata, quella che veniva definita terza ondata, è arrivata al punto che in Germania, in Gran Bretagna, in altri paesi hanno chiuso praticamente tutto o quasi. C'è un rischio ancora di omicidio sulle scuole, visto che c'è stato 2 in poche settimane. Guardi, il tema è questo, che io le scuole, come sapete, le avrei volute aprire e per me è stata una sofferenza dover prendere questa decisione e mi auguro che il prima possibile le si possano aprire. È evidente che lo comprendete da soli, se tutte le regioni arancioni, la quasi totalità delle altre, ha chiuso, o meglio, ha rinviato, perché poi materne, elementari e medie sono aperte, si è rinviato quel 50% in presenza che anche noi avremmo voluto ricominciare a permettere, se l'hanno fatto quasi tutti in Italia è perché il colloquio con le sanità regionali e nazionali, come dire, era un colloquio nel quale abbiamo anche ricevuto l'invito al Consiglio a valutare bene per non rischiare di ulteriormente diffondere il contagio, anche col rischio che apri e poi magari richiudi. Quindi, detto questo, però io lo voglio dire, lo ribadisco, la scuola sono convinto che sia un pilastro fondamentale di questo paese perché non è solo, come ho sempre detto, insegnamento, ma è anche socialità, relazioni e quindi è un bel problema quello che stanno affrontando i nostri ragazzi, i nostri studenti, per cui vogliamo fare anche qui il meglio possibile sapendo che la situazione è una situazione, soprattutto in questo momento, guardate in Europa, molto complicata. Ha portato la Merkel, che non l'aveva mai fatto, a chiudere le scuole fino al 31 gennaio, la Gran Bretagna ed altri a febbraio. Ripeto, c'è tutta la nostra volontà. Guardate, se non avessimo questa volontà, non eravamo pronti a mettere in campo da domattina oltre 500 mezzi in più, bus, per i quali bisogna fare i contratti, coinvolgere i privati, lavorare con le aziende. La bontà di quell'accordo era sottoscritto dai tavoli che i prefetti, e li voglio ringraziare uno a uno, i prefetti delle 9 province di Emilia-Romagna, avevano con noi, con l'ufficio scolastico regionale e le amministrazioni pubbliche concordate. Per cui è stata una sofferenza, mi dispiace molto, lo dico perché sono fatto così, mi piace dire quello che davvero provo, però l'abbiamo fatto nell'interesse appunto di tutelare ulteriormente la comunità e soprattutto il fatto che i contagi sono saliti in queste settimane, soprattutto nell'ultima. Quindi bisogna stare molto molto attenti, speriamo il prima possibile di riaprirle. I presidenti di regione chiudendo le scuole non si rendono conto che creano un danno al paese, ha detto il ministro dell'istruzione, sottraendo al paese le competenze dei giovani nel futuro. Guardi, io penso che siccome la ministra la capisco, è ministra della pubblica istruzione, quindi comprendo perfettamente, fa parte però di un governo dove tra gli stessi ministri le opinioni non erano tutte coincidenti, da quello che abbiamo capito. Ma al di là di questo, dico alla ministra che troverà in me, in noi, la sponda per dare centralità all'istruzione. Dopodiché, come dire, credo comprenda che se su 20 presidenti, quasi la totalità ha preferito rinviare, compresi tanti che sono in zona gialla, quindi con meno contagi di quelli che abbiamo avuto noi nelle ultime settimane,
non possiamo essere tutti quanti sciagurati, quindi lavoriamo insieme, abbassiamo il tono delle polemiche che non servono a nessuno e proviamo a lavorare per riaprire le scuole il prima possibile. I ristori dovranno essere ancora maggiori. Guardi, i ristori vanno dati a prescindere dalla colorazione rispetto a quelle attività che sono chiuse o parzialmente chiuse o ristrette. Ieri insieme a Zaia, a Fontana, a Spirlì, a Musumeci abbiamo deciso di chiedere al governo una richiesta credo sacrosanta, cioè quella che coloro che sono colpiti ulteriormente, penso ai bar e ai ristoranti, possano come dire, ricevere il prima possibile queste, questi ristori. Devo anche dire che come regione facciamo la nostra parte per quelle risorse limitate che abbiamo. Credo attorno al 20 le camere di commercio che abbiamo coinvolto per essere più veloci a ristorare utilizzeranno quasi 22 milioni di euro che come regione abbiamo ottenuto dal governo e li distribuiremo direttamente a bar e ristoranti. C'è già fuori la distribuzione di risorse ad altre attività colpite, ricorderete ho incontrato i maestri di sci, ma penso alle palestre, alle piscine, penso ai luoghi da ballo, penso a estendere ai cinema e ad altri luoghi della cultura oggi fermi. Daremo risorse a tutti coloro che hanno subito dei danni e degli svantaggi. Dopodiché è evidente, tutto questo va fatto, siano immediati i ristori del governo, noi andremo veloci, velocissimi, come vi ho detto, poi però serve un grande piano investimenti, perché ripeto, i ristori, i bonus, le risorse a fondo perdute vanno bene per una prima fase, ma questo paese ha bisogno di miliardi di euro di investimenti, noi ne abbiamo messi 30 miliardi nel patto per il lavoro e per il clima firmato con tutte le parti sociali, per questi recovery fund va discusso, macinato, approvato, messo in campo il prima possibile, perché è evidente che noi ce la potremo fare come paese e come regione soltanto se ripartono gli investimenti, la crescita sostenibile, riparte il lavoro, il sostegno alle imprese, eccetera, eccetera. E su questo io sono convinto che se faremo le cose per bene, l'Emilia Romagna ha tutte le condizioni per come è fatto il suo sistema produttivo e sociale per intercettare la crescita prima e meglio degli altri. Spero si risolva la crisi di governo, evidentemente, perché tutto servirebbe meno che il paese precipiti in un momento in cui dobbiamo correre per mandare all'Europa i progetti che serviranno per questo grande rilancio da oltre 200 miliardi di euro. Spero si mettano d'accordo e si riparta il prima possibile, perché lo dico non nell'interesse dei singoli partiti di cui non me ne frega niente, lo dico nell'interesse dell'Italia. Caso vaccini ai... E il senso della mia venuta qui è ringraziare i direttori generali, tutti gli operatori, tutti i volontari, quelli che si stanno dando da fare, perché abbiamo ormai un ritmo attorno alle 10.000 vaccinazioni al giorno, addirittura in due occasioni le abbiamo superate, ieri sera le abbiamo sfiorate, oggi vedo che il numero siamo già attorno in questo momento ai 5.000 vaccini fatti e mancano ancora molte ore. Dovrebbero arrivare circa 50.000 dosi tra domani e dopodomani, quindi se è così non abbiamo necessità né di fermarci ma anzi di proseguire a tambur battente. Noi a fine gennaio avremo già terminato gli oltre 180.000 cittadini della prima fase, entro febbraio, anzi prima della fine di febbraio avremo già fatto la seconda vaccinazione. Noi ci interessa che da marzo si sia pronti per quella che sarà la più grande vaccinazione nella storia del mondo, cioè quella che dovrà riguardare tutta la popolazione, e vogliamo aumentare di tantissimo i punti dove si vaccina, vogliamo e spero che riusciremo a fare un accordo con i medici di base per avere sempre più persone pronte a vaccinare. Qui si sta lavorando a Modena, mi dicevano i dirigenti, per aprire lì nell'ex zona dell'aeronautica tra poche settimane un altro grande spazio sul modello della Fiera di Bologna o altri che abbiamo in giro per la regione, ma insomma il senso oggi è quello di un grande ringraziamento. Mi ha pregato il ministro Speranza di portare il ringraziamento a tutti i dirigenti e gli operatori della sanità dell'Emilia Romagna, e vogliamo fare bene perché sappiamo che si può terminare tutto non a fine anno come veniva detto, ma anche mesi prima, e quindi noi vogliamo essere pronti, perché più cittadini saranno vaccinati più quell'effetto, diciamo, chiamato immunità di gregge potrà essere anticipato.